Parliamo di due blocchi sostanzialmente. Il libro che propongo alla vostra attenzione è di Taha Jahu, uno scrittore algerino, e si intitola L'ultima estate della ragione. È un'operazione editoriale di una coraggiosa e mossa da grande idealità casa editrice a noi vicina, è della provincia di Brescia. È un libro drammatico che ti cattura fin quando leggi il pacchettino introduttivo, perché questo scrittore algerino è stato assassinato il 2 giugno del 1993, cioè 20 anni fa. E ci dicono le edizioni di Seuil, che avevano i diritti di questo libro in Francia, qualche settimana prima, durante un soggiorno a Parigi, ci aveva annunciato di aver iniziato un nuovo romanzo, ma anche che era appena agli inizi. Poi non si è più saputo niente. E poi questo signore algerino è stato fatto fuori da terroristi islamici, fondamentalisti. Fra i suoi manoscritti hanno ritrovato questo, che presumibilmente, anzi sicuramente è l'ultimo romanzo, ma c'entra un po' poco con la descrizione che lui aveva dato del lavoro che stava facendo a questi editori, perché in realtà questo romanzo è un'altra cosa. Questo romanzo è un tremendo atto d'accusa verso il fondamentalismo religioso, in questo caso ovviamente di stampo musulmano islamico, ma sarebbe riduttivo dare una lettura solo di questo tipo, perché come dire, credo sia piuttosto condivisibile la definizione per cui ogni genere di fondamentalismo contiene in sé i germi della repressione e del furto della libertà dei singoli, anche il fondamentalismo di tipo politico, non solo quello di tipo religioso, peraltro. E quindi, come dire, questa storia, la storia contenuta in questo libro, racconta i motivi e il clima in cui questo autore verrà fatto fuori veramente. Quindi c'è un continuo, leggendolo, c'è un continuo disagio, perché ti rendi conto che nel racconto non si parla di uno scrittore, ma si parla di un libraio, che se vogliamo è una figura ancora più metaforica, perché è lo spacciatore di libri, il libraio, non è il produttore, è quello che le veicola le idee, è quello che li veicola i libri. Se vogliamo, da un certo punto di vista, è ancora più pericoloso il libraio dell'autore, perché un autore quanti libri può produrre in una vita? E un libraio quanti ne può spacciare invece in una vita? Il vero nemico è il libraio. E mentre leggi questo libro, emotivamente sei bloccato, continui a non riesci a scacciare il pensiero, per cui questo signore ti sta parlando di sé e ti sta raccontando quello che gli succederà. Tutto ritorna. Si apre il volume con uno scritto in carattere corsivo, quindi una citazione da una fonte coranica o simile, dove si dice: tutto ritornerà alla sua essenza. Perché i libri, dal momento che per tutte le curiosità e le esigenze esiste il libro, con la L maiuscola, il libro, in questo caso è il Corano, ma è anche in senso più ampio e più generale la verità, no? Quindi la negazione della curiosità. Parte da questa riproposizione di questo testo, in cui che viene a concludersi con la seguente affermazione: bisogna forgiare uomini per l'assoluto e per questo prenderli dall'infanzia, cancellare nel loro cuore il dubbio e le domande nella loro testa. La grande opera, Michael, richiede questo prezzo, il prezzo di uno sforzo infaticabile che si accaparra i giorni e le notti. Fin qui
il testo introduttivo religioso che sostanzierebbe il comportamento e la prassi quotidiana di questi barbuti censori della moralità pubblica, della cultura, riduttori della cultura, diffusori della verità assoluta, della giustizia assoluta, controllori sostanzialmente. Controllori che abbiamo conosciuto anche in altre latitudini, in altri periodi storici e orientati da ben altre ragioni. Come si può dire, è molto arbitrario il paragone, ma non so, cinematograficamente possiamo pensare alle vite degli altri, una Germania democratica sottoposta ad un controllo tremendo di gente che si controllava a vicenda, oppure possiamo pensare alla nostra recente storia, quando, come dire, se avevi quattro vicini di casa probabilmente due erano sul libro paga dell'ovra e andavano a raccontare cosa facevi. Quindi, come si può dire, anche il momento politico che stiamo attraversando impone di sottolineare questo aspetto. Qui non si vuole parlare accadirsi nello specifico su questa diversità di tipo religioso, ma usarlo come metafora su tutti questi generi di dittatura della irragionevolezza. E dopo questa introduzione, che costituisce la definizione dell'ambiente in cui si svolge la storia, dell'ambiente la definizione ideologica dell'ambiente in cui si svolge la storia, comincia il racconto. E dal conto appunto ci parla di questo libraio che eroicamente tenta di tenere aperta la sua libreria in un periodo in cui questi prendono piede, in cui interpretano le ragioni da un punto di vista politico, interpretano le ragioni in qualche modo di gente che vuole affrancarsi da un certo tipo di dipendenza, di oppressione anche straniera, perché, come dire, anche qui mentre parliamo di questo, a me almeno viene in mente La battaglia d'Argeli, un film sulla liberazione da un colonialismo feroce. Però non può sfuggirci gli esiti poi che questa battaglia ha provocato, ha prodotto, perché è incanalata e indirizzata da questo fenomeno, come si può dire, di governo di tipo religioso. E quindi nasce questa, si racconta questa vicenda in cui Boulen Yeker, che è questo libraio, scopre di essere completamente isolato, perché ha un unico amico, mezzo folle come lui, col quale confidarsi, scopre di essere circondato, scopre di vivere pericolosissimamente, scopre di essere diventato persino, e qui ritorniamo al discorso che abbiamo fatto prima, no? Quando bisogna prenderli dall'infanzia, i famosi uomini nuovi, bisogna costruirli fin dall'infanzia, quando viene aggredito persino lui e la sua libreria da dei bambini che diventano attori, protagonisti della prima aggressione fatta di sassate, quindi metaforicamente la lapidazione, no? Sassate nella vetrina, di sassate nella schiena. Lui si rende conto, perché c'è consapevolezza in questo libraio, che finirà, che non finirà bene questa vicenda qua. Boulen Yeker chiama quella stagione l'ultima estate della ragione, qualche volta l'ultima estate della storia. Quell'estate fu dunque l'ultima, perché dopo il tempo divenne senza stagioni e senza sfumature. Si era trasformato in un tunnel di cui non si intravede la fine. Era l'estate delle aggressioni e anche delle sfide quell'estate. Boulen Yeker fu tra quelli che avevano deciso di resistere, tra quelli che avevano preso coscienza che le orde, quando fossero riuscite visibilmente a diffondere la paura e ad imporre il silenzio, avrebbero vinto. È terrificante questo libro perché non sfugge la dimensione, come si può dire, alla Orwell, in qualche modo, con una differenza sostanziale, che in Orwell è lo straordinario e felice parto, preveggente peraltro, ad opera di un grandissimo scrittore. Qui non a caso parliamo di un signore che è stato soprattutto un giornalista. La cosa drammatica è che
si limita a raccontarci in maniera adeguata quello che vede, quello che vive e quello che alla fine per il quale pagherà con la vita. Ancora, strani pontefici in turbante, con gli occhi sottolineati dal collo e con la barba tinta di Enne, si sono autoproclamati sapienti e si sono arrogati l'ultima parola nei domini così vari della fisica nucleare, della cibernetica, dell'astronomia, eccetera, eccetera, eccetera. E ancora riassume le tre regole in cui viene definito il nuovo sapere accreditato. La prima regola è: la scienza non ha il diritto di interessarsi alle questioni non approfondite nel libro, sempre il libro con la L maiuscola, cioè sempre il Corano, dove si troverebbero tutte le risposte a tutte le verità. Anche qui non dimentichiamo che comunque per qualche secolo anche in Europa bruciavano chi sosteneva che il Sole stesse fermo al centro dell'universo, per la semplice ragione che nella Bibbia a un certo punto c'era il passaggio per cui si diceva fermati o Sole, quindi come dire. Il secondo punto è: ogni risultato, ogni scoperta scientifica devono essere confrontate col testo, sempre con la T maiuscola, al fine di trovare la loro giustificazione. Il terzo punto è: la nostra religione è la sorgente di ogni sapere. Ogni legge scientifica, ogni norma morale o legislativa emesse prima di questa religione, quando l'umanità era immersa nella tenebra, nella menzogna, nella barbarie, sono nulle ed inesistenti. A costo di beccarmi qualche critica, come dire, vedo certe affinità con certe impostazioni mentali e molto diffuse anche al nostro paese adesso, che vorrebbero che anche i processi, non i processi penali, anche se la Corte ormai trova molti terreni, ma i processi nel senso di sviluppi della politica dovrebbero essere orientati in qualche modo all'insegna di queste verità immutabili che dovrebbero spiegare tutto, confermare oppure autorizzare. Si vede spesso la volontà di istituire un sistema di regole ferree e immutabili che costituiscono la verità indiscussa e alle quali, con le quali confrontare e sulle quali aggiornare tutta la realtà per far tornare i conti. Non mi ricordo più qual è l'autore che l'ha scritto. Faccio una famosa battuta che dice: e la realtà, no? Dice sostanzialmente che la teoria deve spiegare la realtà e che quando la realtà non è spiegata dalla teoria, al diavolo la realtà, no? Nel senso che se c'è un principio. Ma questa è un'affermazione, adesso purtroppo, perché essendo vecchio, avendo avuto una vita piuttosto sregolata, la memoria ogni tanto mi tradisce, ma credo addirittura sia stato uno scienziato che ha fatto questa affermazione, che comunque trovate. Barra Google, sì, più o meno lo trovate, si trova tutto lo nostro. E quindi questo è un libro veramente, veramente, veramente straordinario. E Bulimia Kerr se ne va avanti in questa sua vita sempre più isolata, sempre più pericolosa. E a un certo punto fa addirittura uno strano incontro con un autostoppista giovane che vede lì per strada e dice: lo raccolgo. E si rende conto di aver raccolto un feroce adepto di questa visione del mondo, che addirittura lo mette in crisi, gli riserva delle parole di fuoco sul fatto che è sostanzialmente un peccatore, che è un uomo al quale i capelli grigi, perché parliamo di un signore in età avanzata, e questo giovane gli dice che praticamente i suoi capelli grigi non gli hanno fornito la saggezza, e lui lo percepisce chiaramente che non è sufficientemente saggio. E niente, quindi, come dire, mi sembra che questo libro piccolo, una lettura molto snella e che appunto troverete qui presso la biblioteca, che però se volete potete già prenotarvi, che così quando vi portano vi avvisano e ve lo danno piccolino, eccetera. È un grande libro, fra le altre cose ci dà un'altra informazione incredibile, un'altra informazione importante, che è la seguente: possiamo a ragione ritenere che
che molti di quei poveri disgraziati che vengono, quando ce la fanno, a approdare sulle nostre coste, quando non ce la fanno, a morire nel nostro mare, non scappano solo dalla miseria e dalla fame, e non solo sono in cerca di occasioni migliori, scappano anche là, queste robe qua, che forse da un punto di vista generale sono le più terrificanti da subire, da vivere quotidianamente. E quindi forse, come dire, siccome si teme, si è portati a temere sempre ciò che non si conosce, proprio perché non lo si conosce, proprio perché si ha paura del buio e non della luce, al buio ci può essere di tutto, la luce quello che ce lo vedi, ecco, vale la pena di leggere questi libri, perché ci aiutano anche a, come si può dire, a costruire una visione che ci permetta di affrontare in termini realistici, consapevoli, tutto quanto ci succede intorno. E questo è uno. Poi vorrei riservare due parole, più che a un libro, a un autore, anche perché ovviamente, anche qui stamattina ho avuto delle delusioni tremende, la biblioteca di Concedio mi ha deluso, perché anche qui ero straconvinto, parlo di un autore assolutamente straordinario, anglo-pakistano, autore, sceneggiatore, eccetera. Ero convinto che dei suoi volumi, i due o tre più importanti, fossero qua, ma magari anche più copie, e invece no. Invece a volte i concetti non ci sono. L'assessore, questo, perdonami, ma è una grande. Comunque niente. Per forza, per la torre alla follia il nostro nome. Allora, e si chiama Hanif Qureishi. Hanif Qureishi è uno scrittore appunto anglo-pakistano, nel senso che è nato a Londra. Madre inglese e padre pakistano immigrato. Questo libro, in particolare La parola e la bomba, contiene una serie di saggi che diffondono in maniera più compiuta quello che comunque si trova all'interno della sua narrativa, perché questo narratore è molto attento, fra le altre cose vedrò forse di vivere a Londra, vivere alcune realtà piuttosto effervescente, assolutamente stimolanti, è molto attento a tutte le problematiche che si sviluppano quando si parla di, fra virgolette, contaminazione razziale, perché l'ha vissuta innanzitutto sulla sua pelle, perché si è trovato a avere la mamma inglese e papà indiano pakistano, perché il suo ambito era quello, e perché era lì in mezzo appunto questi due ambiti, e quindi tutti i suoi libri, che sono letture godibilissime, snelle, non sono faticosi, non sono particolarmente impegnativi, no? I romanzi intendo, affrontano tutti questo tema con, forse, e in particolare questo saggio, andando a dire il perché del come, cioè per intenderci, qui troviamo il come si manifesta, in questo libro troviamo il come si manifesta e quali sono gli effetti di una certa diffusione dell'Islam fondamentalista, della cultura della repressione delle idee, eccetera. No? Troviamo il come succede questo. E qui troviamo il perché, in questo. Nel senso che, in particolare riferendoci a questo genere di... alla religione islamica, in questo saggio iniziale di questo libretto, noi troviamo la seguente informazione. Una delle ragioni più importanti della nascita dell'estremismo islamico nel terzo mondo è la presenza della corruzione politica e finanziaria, unita alla mancanza della libertà di parola e a quella di uno spazio in cui accogliere il dissenso politico, anche quello più blando. Quindi il dissenso politico di coloro che non potevano accedere a tali privilegi, sì, si parla di alcuni privilegi che non è fondamentale in questo momento, si organizzò intorno alle moschee e ai rappresentanti religiosi che parlavano con schiettezza. Come in molte rivoluzioni, mi permetto di chiosare, più che in molte direi in quasi tutte, come in molte rivoluzioni la strada che portava dall'oppressione alla libertà divenne la strada verso una maggiore oppressione, verso una tirannia familiare, quella del giusto opposta a quella dell'ingiusto. Qui per ragioni anagrafiche c'è un mio carissimo amico, che è quel signore lì, che ricorderà
gli anni in cui venne spazzato via il regime fascista, perché oggettivamente era un regime fascista. Il regime fascista di Reza Pahlavi, dello Scià di Persia. E dovevano arrivare questi strani personaggi, e Giulia Parigi si parlava della, io li ricordo sui portici, te lo ricordo anche lui, le mostre degli studenti scappati dall'Iran, che facevano vedere la Savak che rapiva gli oppositori, li massacrava, li uccideva, eccetera eccetera. E la sinistra, i progressisti, allora erano entusiasti, perché veniva spazzato via un regime oggettivamente fascista in cui il dissenso politico veniva incriminato, perseguitato, eccetera eccetera. Mi ricordo che addirittura, qui c'è un'altra mia amica che, avendo aderito a quel gruppo, sicuramente ricorderà, c'era un giornale dell'estrema sinistra che si chiamava Lotta Continua, che c'è gente che vede ancora adesso a pensarci, che aveva mandato un inviato in Iran che ci raccontava della rivoluzione e di quello che stava succedendo, che qui quasi quasi si diceva, ragazzi, ma tra la rivoluzione di là stanno. Dopodiché, forse da un punto di vista più generale, più ampio, il regime fascista dello Scià di Persia forse era probabilmente molto meglio di quello che è nato dopo con la rivoluzione di Khomeini e quant'altro. E quindi, però Khomeini vive a Londra, vive in Occidente, e quindi ci racconta cosa succede quando questi signori, gli stessi sostanzialmente, l'interfaccia di questi, però in Europa, nel mondo occidentale, ci racconta perché fanno quello che fanno, come si concretizza l'azione. E c'è un, anzi è citato qua, dopo ve lo dico, e quindi è particolarmente interessante, perché è una fotografia di ciò che ci sta intorno, di ciò con cui dobbiamo fare i conti, e che, essendo un fatto di cultura prima ancora che politico, non si può contrastare solo con misure di ordine pubblico, è altro il modo di contrastare. Il fondamentalismo è una dittatura della mente, ma una cultura viva è un'esplorazione continua e rappresenta la nostra curiosità senza fine a proposito delle nostre stesse stranezze, della nostra sessualità inafferrabile. Ci sarebbe da aprire un capitolo sul ruolo eversivo, oltre che dei libri anche della sessualità, ma la sensazione poi mi caccia adesso, quindi mi attengo semplicemente ai libri. La saggezza è più importante della dottrina, il dubbio più importante della certezza. Il fondamentalismo implica la fine della nostra dote più importante, l'immaginazione. E qual è il luogo in cui l'immaginazione si transustanzia? Il libro. Perché il libro obbliga all'immaginazione non solo chi lo costruisce, ma anche chi ne fruisce. Pensate, non so, cinema, vabbè, chi fa un film fa un grande sforzo immaginativo, e poi chi se lo guarda un po' di meno, che lo guarda è lì. Ma il libro è materia che non c'è, sono parole, e questo è il dominio dell'immaginazione, che è il più grande avversario, più straordinario avversario di ogni forma di repressione culturale, politica, ideologica, esistenziale. È sostanzialmente un fatto di libertà. Questo libro in particolare, poi c'è Il Buddha delle periferie, capite bene, Il Buddha delle periferie, un'altra mia amica l'ha letto, seguendo i miei consigli naturalmente, fantastico. C'è The Black Album, che parla di una sommossa di giovani musulmani, che alla fine, certo, animati da tutte queste brutte cose che abbiamo detto, ma probabilmente una qualche ragione ce l'hanno, visto che sono stati crediti dagli skinheads, eccetera, eccetera, una vicenda di questo tipo. Mio figlio fanatico, è un altro Reish, capite, immediatamente, quello è un racconto per
capite immediatamente qual è il tema. Il tema è un padre che è islamico che si trova con un figlio che è fanatico. Perché? Perché, perché i figli trovano il modo di essere ribelli e ordinati aderendo a, 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 a una forma di religiosità così, così sottolineata. Dicevo, quando è uscito questo libro, beh, l'ho trovata una scorretta operazione editoriale, perché in realtà di saggi inediti qui, perché poi il problema è che i libri hanno un costo, questo qua all'epoca costava 10.000 lire, che comunque adesso sono 5 euro, 10.000 lire, una cosina così, brossurata, bruttarella, insomma. E però era il libro nuovo di Curieschi, dopodiché però scoprivi che la cosa nuova di Curieschi erano le prime 20 pagine. La Bompiani ogni tanto le faceva con le nuove quattro gli scrittori per fermare. Poi il resto, siccome i diritti erano sempre propri, estraeva da qui, estraeva da là e ti metteva insieme il prodottino da venderti e che tutti avrebbero comprato. Mi sono ricreduto invece quando l'ho ripreso in mano in funzione di questa mattina, perché in realtà questo, che forse ce l'ha mai, ecco, la biblioteca di concedio non ce l'hanno, questo in particolare ha un aspetto positivo che fornendoti cosa già pubblicata fornisce un saggio, no? E quindi ti dà un pezzettino di Black Album, no? Ti dà, ecco, no, Mio figlio il fanatico è proprio un raccontino tratto dal libro Love in the Blue Time, che è un altro suo volume, e lo trovate qua dentro. Cioè, ci sono tante piccole estrapolazioni, per intenderci, del suo lavoro autoriale, che consentono sostanzialmente di tracciare un'identikit di questo autore, che, concludendo, così la facciamo breve, vi suggerisco davvero di leggere e di acquisire dalla biblioteca. Grazie. Grazie. No, vorrei tanto ringraziare Roberto Bianchi, perché non sapevo che parlasse di questi libri in particolare, di questo argomento stamattina. È stata una bellissima sorpresa. Siccome queste sono tematiche che la chiacchiera mediatica tratta in maniera davvero brutale, banalizzante, strumentale, il bianco contro il nero, il bene contro il male, i bianchi contro ecco, leggere questi autori invece apre alla complessità di queste tematiche, e questi scrittori parlano di cose difficili, complicate, in maniera chiara, asciutta e potente. Prima si parlava dell'Algeria, no? Targia Uterano, un scrittore che scriveva in francese, per esempio, e aveva deciso di usare la lingua dei colonizzatori come strumento proprio invece di autodeterminazione e di liberazione, come dire, questo è il nostro bottino, voi ce l'avete imposta e non ve la... Altri scrittori avevano fatto una scelta opposta, quella di utilizzare solo l'arabo nel periodo in cui un'arabizzazione forzata del paese, no? Dopo la liberazione, imponeva questa lingua. Altri ancora invece rifiutavano l'arabizzazione forzata, volendo tornare alla loro lingua parlata, ai dialetti di cui l'Algeria è ricchissima. Altri ancora, io non so, mi ricordo, Katebe Yassin ha per tutta la vita svolto un lavoro straordinario di continua traduzione e ritraduzione dal francese all'arabo e dialetti parlati, portando il suo teatro in tutto il paese. Insomma, le risposte degli intellettuali alla storia, alla vicenda del paese e che loro hanno vissuto sulla loro pelle sono state diverse, e il loro pensiero è stato molto profondo e articolato. E tutto questo ovviamente a noi non arriva mai, e quindi grazie davvero per la finestra di stamattina.